Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Leoni Files, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni, condotto, ideato, prodotto, metteteci tutto quello che volete, da me Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Oggi Carlo Stagnaro mi lascia solo, impegnato com'è nella promozione del suo libro che va a ruba ormai in testa a tutte le classifiche insieme ad Alberto Saravalle, ma fortunatamente io non mi sono fatto mancare un ospite d'eccezione, perché con me a parlare di riforma della giustizia e di referendum c'è Giulio Vigevani, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e avvocato che esercita presso il Foro di Milano. Giulio, amico dell'Istituto Bruno Leoni, amico mio di Serena e di Carlo, grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E allora Giulio, io comincerei un po' per chi, come noi, dico io e Stagnaro, non siamo addetti ai lavori, ci siamo un po' persi con la riforma Cartabia, comincerei proprio da lì, dove è arrivata, a che punto è, e poi ti chiederei anche un'opinione se effettivamente a tuo avviso, per l'ampiezza, la profondità delle misure, possiamo considerarle effettivamente una riforma, se vogliamo dare al termine riforma il senso di un cambiamento strutturale che può avere un impatto di lungo periodo, o se invece dobbiamo considerarla anche in questo caso una sorta di obbligato omaggio alle imposizioni del PNRR e quindi un'occasione mancata. Allora, intanto alla riforma Cartabia sono tante. Allora, punto primo, la riforma del processo penale, che è una delle riforme più importanti, ovviamente, che è già stata approvata la legge delega di riforma dal Parlamento lo scorso inverno e che attualmente si sta discutendo, scrivendo i decreti legislativi. Quindi questo primo aspetto, un aspetto importantissimo di riforma del processo penale, che hanno tante cose nuove anche da sottolineare. Faccio solo due esempi. Ad esempio, il primo esempio è la giustizia riparativa, che è una novità nell'ordinamento italiano, almeno sul piano legislativo, cioè si cerca di tradurre in legge, questo non è facile, la tradurre in norme, una prassi che ha avuto importanti sviluppi negli ultimi anni riguardo al dialogo, all'incontro tra il reo e le vittime o i familiari delle vittime per cercare appunto di sanare i conflitti. Faccio questo esempio che può essere marginale, ma fa vedere anche come novità importanti ci sono. Un'altra novità importante, secondo me, questo possiamo ripercorrere tutti gli aspetti della riforma del processo penale e della anche esecuzione della pena, sempre riguardo all'esecuzione della pena, è la spinta per le pene sostitutive del carcere. Cioè anche questo che segna un po' anche le idee del ministro, le idee progressiste direi che circolano, l'idea di fondo è che il carcere non deve più essere l'unico o comunque il principale modo di esecuzione delle pene. E anche qui ancora una volta si riprendono antichi progetti che hanno una storia importante nel nostro ordinamento e si cerca di portarli un po' a compimento. Questi sono due aspetti che vi segnalo perché secondo me sono più interessanti, altri riguardano invece le modalità del processo, eccetera. Comunque, anche per quanto riguarda questi aspetti, vi sono dei significativi avanzamenti anche in una logica di una civiltà del diritto penale e dell'esecuzione penale un po' più avanzata rispetto a quei messaggi regressivi di buttare via la chiave che tanto hanno contraddistinto non solo una parte importante dello schieramento politico italiano, ma anche direi un sottofondo sociale italiano. C'è un cambiamento di vocabolario che mi sembra importante a sottolineare. Secondo aspetto simile nella tempistica, la riforma del processo civile, che è quello più orientato dal PNRR. Cioè è chiaro che soprattutto nella logica PEA quello che più interessava è che il processo civile avesse tempi ragionevoli.
cosa che in Italia non sempre ha. E qui vi sono una serie di misure, anche qui deflattive, importanti. Anche qui l'altro aspetto, forse più significativo, anche qui sul piano, ripeto, culturale, è il rafforzamento degli istituti alternativi al processo, la mediazione, l'arbitrato, eccetera, e delle norme che dovrebbero garantire una maggiore correttezza degli attori del processo, le parti ovviamente del processo. Insomma, anche qui si stanno aspettando i tanti decreti legislativi che devono completare questa fase, però diciamo che in linea di principio da qui alla fine dell'anno, fino al 2022, queste due riforme dovrebbero essere sostanzialmente completate. Sono due riforme importanti, adesso discutibilissime e anche molto discusse all'interno sia dei penalisti che sia dei civilisti, con ovviamente tutti i limiti, però insomma due riforme significative. Terzo aspetto, terzo pilastro, è la riforma dell'ordinamento giudiziario. Qui ovviamente non vi è nessuna sollecitazione europea, ma la sollecitazione è data alla indubbia crisi di credibilità che la magistratura ha avuto negli ultimi anni, e in particolare dal caso Palamara, cioè dal, in fondo, quella commistione tra parte della magistratura e anche parte della politica, perché poi il caso Palamara in fondo c'erano anche tante commistioni con la politica, che ha in qualche modo guidato le nomine di vertice della magistratura, l'attività del CSM. E qui l'impostazione è più discussa. Molto è la riforma politicamente forse più sensibile e quella su cui il compromesso tra i partiti e le forze politiche ha forse più inciso rispetto a una certa linearità del disegno governativo. Cioè, faccio un esempio, in questa riforma, per ogni riforma fu prevista in origine una commissione di esperti. Questa riforma, per il CSM, per l'ordinamento giudiziario, ci fu una commissione di esperti guidata da Massimo Luciani, che è uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, e che fece un testo, a mio avviso, molto ragionevole e anche molto in linea con il dettato costituzionale. Testo che poi nei vari passaggi è stato inquinato, oserei dire, ma inquinato, insomma, non lo dico solo in senso negativo, però insomma la logicità del disegno, ci sono stati innesti da parte del, ad esempio, spinte più del Movimento 5 Stelle per negare qualsiasi possibilità, ad esempio, di passaggio dalla magistratura alla politica e viceversa, cosa che tra l'altro era minima nei numeri, ma era una tradizione italiana di 100 e più anni. Dall'altra parte si è cercato di, sempre nella logica dell'inquinamento, inquinare il sistema elettorale introducendo dei meccanismi di sorteggio che i costituzionalisti nella loro generalità banalmente ritenevano palesemente incostituzionali. Però insomma, le spinte sono andate in questo senso e l'esito di questa riforma che è stata approvata alla Camera e che probabilmente anche per ragioni di equilibri politici sarà approvata fra qualche giorno nello stesso testo al Senato, allora almeno io immagino così perché non vedo spazio per ulteriori riforme, è una riforma un po', non so, frastagliata, con alcuni aspetti in cui c'è la firma di uno, in quegli altri aspetti in cui c'è la firma dell'altro, e insomma un po' deludente in questo senso, mentre le altre due hanno più un'omogeneità, sia pure con tutte le difficoltà. Ecco Giulio, approfitto della tua attenzione sia come accademico che come
professionista e alla sensibilità di ciò che succede, no, del paese dal punto di vista poi politico. Giustamente hai evidenziato come effettivamente, almeno dal punto di vista della riforma penale, tu abbia potuto apprezzare e leggere in qualche modo un cambiamento di tono. Ecco, è chiaro che questo cambiamento di tono è frutto di una situazione straordinaria con un governo, ricordiamolo, appoggiato da tutte le forze politiche in Parlamento, salvo una, la quale poi ha una sensibilità vicina invece a quella, diciamo, più manettara, dal buttare le chiavi un po', diciamo, meno rispettosa forse di alcune garanzie individuali. Ecco, a tuo avviso, stante il vincolo esterno e la camicia di forza, diciamo, del governo Draghi e del PNRR e dell'Europa, cosa potrebbe succedere? Ti chiedo un po' quello che si chiede agli economisti, un po' di fare una previsione, cioè quanto rischio c'è a tuo avviso? Quanta discrasia c'è fra la sensibilità che tu puoi apprezzare, ripeto, nel tuo duplice ruolo all'interno della società e di quello che puoi vedere, e invece questa riforma? Quanto è a rischio nel momento in cui poi caduto o passato il governo Draghi ci sarà a un certo punto un ritorno alle urne con una conseguente, diciamo, stagione diversa, forse più vicina alle sensibilità politiche? Allora, il tema della giustizia è uno dei temi ovviamente più sensibili agli umori. E gli umori però non sono solo dettati dal colore politico del governo. Cioè, attenzione, gli umori sono umori che provengono molto spesso da singoli fatti di cronaca, da momenti di ribellismo in un senso o nell'altro. Ad esempio, parleremo, forse accenneremo al referendum sulla legge Severino, il decreto legislativo Severino. Il decreto legislativo Severino fu approvato da un governo tecnico, tutt'altro che un governo manettaro nel senso ideologico del termine, il governo Monti, però in quel momento gli umori popolari, il milieu in cui si collocava in fondo alla società italiana erano tale che la legge era la legge contro i corrotti. Non che non debbano fare leggi contro i corrotti, però con quella mentalità da bisogna cancellare ogni garanzia, insomma, nei confronti dei corrotti. Stessa cosa è avvenuta poi dopo il governo famoso giallo-rosso, in cui appunto si fanno le leggi contro sia i corrotti che qualsiasi tipo di delinquenza di strada e non di strada. Quindi io, certamente è chiaro che governi orientati, diciamo, a destra sono solitamente più manettari, anche se poi 5 Stelle non so dove si collocano, ma sicuramente anche loro un certo tasso di manettarità ce l'hanno. Però rispetto alla tradizione della liberal democratica, eccetera. Però non, ecco, secondo me non è tanto il colore politico del governo quanto l'umore popolare, che può cambiare rapidissimamente, con poco direi. Ecco, il riferimento che facevi anche proprio al codice penale è spesso costellato, no, di interventi che vengono fuori a valle di episodi che colpiscono appunto la pubblica opinione e che quindi di conseguenza spesso vedono degli interventi magari su temi su cui già appunto i tecnici dicono beh, funziona abbastanza bene. Hai fatto riferimento al referendum, non posso sottrarmi. Ricordo a chi ci ascolta, è proprio martedì, è uscita una puntata delle cronache didattiche con l'avvocato Nicol Vinci, in cui proprio abbiamo spiegato, ha fatto una lezione a me e Stagnaro, quindi non te la faccio ripetere perché già non siamo preparati, ma comunque siamo, diciamo, quantomeno un po' più avveduti. Però intanto ti chiedo, prima, quali sono gli aspetti del referendum che appunto a tuo avviso si sovrappongono un po' alla riforma e quali conseguenze ci potrebbero essere a seconda dell'esito del voto, e poi invece ti chiederei anche un po' rispetto al referendum se a tuo avviso su alcuni temi si nota un certo cambiamento, una certa della sensibilità, visto anche i proponenti, oppure ci sono soltanto dei meccanismi, diciamo, in qualche modo anche qui di rincorsa, no, un po' della pubblica opinione da parte della politica. Allora, intanto alcuni referendum in qualche modo si intersecano con la riforma dell'ordinamento giudiziario. I referendum non incidono in alcun modo, salvo quello sulla custodia cautelare, che però è un po' particolare, sulle riforme del processo civile e del processo penale. Quindi non banalmente
che ha un messaggio, che ha un messaggio, il referendum riduce i tempi dei processi, no, adesso né li riduce né li aumenta, no, non c'entra nulla. I referendum, quei tre referendum, diciamo, in materia di giustizia, riguardano aspetti importanti, alcuni molto secondari, altri relativi all'organizzazione del potere giudiziario. Dico molto secondari quello sul sistema elettorale che diminuirebbe, azzererebbe addirittura il numero numero di Delle firme firme, no? Le necessarie. firme, sì. Ridurrebbe le barriere Necessarie. all'entrata in La qualche barriera modo. all'entrata, però è chiaro che se io non sono capace di avere 25 firme, difficilmente poi mi eleggono, dai, prendiamoci in giro. E lo stesso quello sulla presenza degli avvocati e dei professori nei consigli giudiziari che potrebbero votare o non votare, sì, ha un significato, ma molto tecnico, e tra l'altro fatto così porrebbe ulteriori problemi. Insomma, comunque. Non è materia del referendum. Materia del referendum, ad esempio, o comunque importante, decisiva, secondo me, anche culturalmente, è quella sulla separazione delle funzioni, che a me sembra eccessivo, onestamente, perché far decidere a un ragazzo che ha appena vinto un concorso, giovanissimo, se deve fare tutta la vita il PM o deve fare tutta la vita il giudice, senza possibilità di cambiare, oggettivamente mi sembra. Da un lato sbagliato, il concorso è lo stesso e la preparazione è la stessa. E magari influenzato da fattori del tutto esogeni, tipo ad esempio dove si è più vicini a casa come sede, dove hai più possibilità di stare vicino a casa come sede. E secondo anche, comunque rende troppo rigido anche, al di là del fatto che il passaggio che è molto limitato, ma che esistono 25 all'anno, cioè un numero molto basso, che però esiste tra PM e giudice, in qualche modo, secondo me, non ha penalizzato la giustizia italiana, anzi, sotto certi aspetti, ha reso il PM più sensibile alla mentalità anche alla cultura, alla mentalità del giudice. Faccio un esempio banale. Caso famosissimo, il PM di Milano che decide di chiedere prima l'archiviazione, poi l'assoluzione, poi chiedere di rinviare alla Corte Costituzionale nel caso Cappato DJ Fa. Ecco, lì si vede proprio la sensibilità giuridica del PM e non la sensibilità da poliziotto del PM. Un esempio, però, mi sembra un caso grosso che ha colpito un po' tutti. Ecco questo. Poi, gli altri due sono punti, dicevo prima, intersecano relativamente con la riforma Cartabia, perché una riduzione dei passaggi tra PM e giudice è prevista anche nella riforma Cartabia. Non sarebbero zero, sarebbero uno, però uno è molto più ragionevole, perché uno lo fa magari a 35 anni, a 33 anni, quando capisce chi è, cioè onestamente. L'altro prevede anche lì la valutazione, la partecipazione degli avvocati, sia pure in una modalità diversa, tutti insieme, e non il singolo avvocato nella valutazione dei giudici del distretto, e il sistema elettorale lo cambia, e quindi quel referendum sul sistema elettorale, la raccolta delle firme, ha ancora poco senso. Quindi questi tre referendum sono molto fragili. È importante invece, secondo me, culturalmente il referendum sulla incandidabilità, perché lì c'è un po' una visione, cioè chi deve decidere chi sono gli eletti, soprattutto per quanto riguarda i sindaci. Cioè, è una domanda che mi pongo, non ho risposta. Il cittadino deve essere considerato così, sotto certi aspetti, da proteggere, da non potergli dare anche il potere di eleggere uno che è stato condannato magari in primo grado, ma che lui considera un ottimo sindaco. Cioè, è un po' una questione, forse dipende anche dalle zone geografiche. Adesso faccio un esempio: se il sindaco di Milano, un sindaco qua, magari viene condannato per un abuso d'ufficio o un reato di questo genere. Ma insomma, i cittadini milanesi hanno un po' l'idea, forse, poi invece magari ci sono contesti in cui la pressione del potere criminale è molto più forte, quindi forse norme degli. Però non si può fare le norme territoriali, ovviamente.
No, noi... anche perché immagino il sindaco Lombardo che prima o poi sarà condannato per pressione dell'Ndrangheta vista la diffusione, però il tema esiste. Sicuramente. No, però il tema esiste e sono d'accordo però con te. Però il tema c'è un tema di fiducia nella democrazia, di fiducia negli elettori, che è un tema generale, che non vale solo questo. Cioè, insomma, è un referendum complicato e anche difficile. Poi, ovviamente, probabilmente anche qui lo strumento referendario non è più adatto, perché tira via tutto, sia chiaro. Però la questione è bella, la questione, insomma, è una questione seria. Ecco Giulio, su questo vorrei trattenerti e avere la tua opinione. La sensazione è, almeno di chi parla, essendo un convinto individualista e non solo metodologico, che alla fine queste regole, tu hai fatto accenno alla responsabilità individuale nel voto, hai fatto accenno alla responsabilità individuale nella scelta di una carriera e nella interpretazione di un ruolo che certamente cammina sulle gambe del soggetto che lo sa interpretare, a prescindere un po' dalle regole. Ecco, penso al sistema statunitense, per quello che vedo, ma chiaramente diciamo solo dai telefilm, cioè in cui l'avvocato che dal privato finisce a fare il procuratore, poi può tornare indietro. Ecco, ci sono certamente, c'è certamente la necessità di regole che vincolino, o meglio, che incentivino o disincentivino alcuni comportamenti individuali. Ecco, non ritieni che nonostante tutto, anche, ecco, lo dico anche con riferimento alla rappresentazione politica, alla rappresentanza, perdonami, politica della magistratura. Se il CSM è un organo di autogoverno e se nel CSM seguono anche dei laici chiaramente nominati dai partiti, credo che i magistrati dovrebbero cominciare a pensare al loro rapporto con la politica, che non può non esserci, non può essere il magistrato questo signore duro, puro, senza nessun sentimento, senza nessuna tipo di appunto inclinazione, che non si siede con il politico a ragionare su come deve lavorare meglio o come deve lavorare meglio il paese. Ecco, non credi da questo punto di vista che il tasso di sfiducia nei confronti dell'individuo nel nostro paese è veramente troppo elevato? E cosa pensi che possano fare le regole? Tu sei un professore di diritto costituzionale, quindi quale migliore autorità in questo senso per darmi un tuo giudizio? Come dovrebbero, secondo te, essere costruite le regole, se più, diciamo, dal basso verso l'alto, se più invece tecniche? Ecco, qual è la tua visione un po' rispetto a questo tema delle regole che spesso, come tu sottolineavi, sono o superflue se le persone si comportano bene o addirittura dannose? Allora, qua faccio un discorso un po' più generale che va oltre la magistratura. A me sembra che negli ultimi anni, per ragioni anche alcune serie, altre, ci sia stata semmai una fuga dalla responsabilità individuale. Penso ad esempio ai concorsi universitari, faccio un esempio. È tutto oramai ultra disciplinato con formule più o meno matematiche. Le università devono avere la minore discrezionalità possibile. La stessa cosa vale per i magistrati. Anche qui le regole sull'ordinamento giudiziario sono sempre più rigide, sempre più si lascia sempre meno discrezionalità, perché si ha paura che questa discrezionalità sia poi utilizzata per frodare, per truffare, per far emergere i propri amici soltanto. Ecco, si arriva a un punto tale ovviamente in cui tutto poi viene lasciato nel caso universitario, ai TAR che decideranno loro per le selezioni universitarie, nel caso dei magistrati si tornerà alla sola anzianità o altri meccanismi di questo genere, perché anche qui diventa il giudice amministrativo il vero ultima istanza che decide chi deve fare questo o quel, avere questo o quell'incarico. Ecco, secondo me è molto pericolosa questa tendenza. È una tendenza che sta paralizzando il paese, sotto certi aspetti, paralizzando la responsabilità individuale e attribuendo un potere salvifico a delle regole sempre più dettagliate, sempre più astruse e sempre più aggirabili da quelli che la vogliono veramente aggirare. E diventano delle gabbie per chi invece cerca di ragionare in termini di buon andamento, di sensibilità normale, per cui, insomma, io cerco, sì, è vero, quel magistrato ha 3 anni in più di anzianità,
ma questo mi sembra molto più sveglio. Adesso, detto banalmente, non si può. La stessa cosa vale per qualsiasi concorso universitario. Se mi si presenta uno di 50 anni che ha più pubblicazione di un ragazzo sveglissimo di 28 e io devo dare solo un posto che è un assegno da 1000 euro al mese per 6 mesi, ma io a logica dico io voglio far crescere il ragazzino, voglio dargli lo sprint, invece no, devo darlo al 50enne che è fuori da ogni logica, ma che ovviamente ha molte più pubblicazioni perché in 50 anni se ne fanno più che in 28, comunque in 2 anni dopo la laurea. Questa sta diventando questa fuga dalla responsabilità individuale dietro un paramento legalistico più che legalitario, mi sembra molto preoccupante e certo insomma è una battaglia seria da fare. Da individualisti magari su posizioni un po' diverse su alcune cose, ma su queste mi sembra che ci siamo. Concordo pienamente. Credo che appunto invece mettere poi delle sanzioni a valle particolarmente gravi rispetto a comportamenti individuali non corretti sia la migliore sanzione possibile. Per citare l'esempio che dicevi tu, verificherò poi cosa farà questo ragazzo. Qualora questo ragazzo non farà niente, io ne avrò usufruito di quel potere discrezionale per fargli una cortesia, è bene che vada a casa sia il ragazzo che il professore. Quindi immagino che ci siano soluzioni tecniche, sono perfettamente d'accordo con te proprio nel ragionamento. Giulio, siamo in chiusura, io torno a ringraziarti, però vorrei lasciarti con una battuta, vorrei chiederti una battuta su un tema che mi sembra sotto traccia, ma non so quanto poi non diventerà improvvisamente d'attualità. E siccome diciamo, abbiamo cominciato per esempio a parlare di inflazione ben prima che partisse, non vorrei essere anche in questo caso buon profeta, e cioè il sistema elettorale. Ecco, c'è qualcuno ragiona, si torna al proporzionale, si va verso un nominale. Io ti dico la mia e poi ti chiedo se secondo te succederà qualcosa. Io resto convinto che tra diciamo il maggioritario a doppio turno e il proporzionale tout court ci sia solo un tema diciamo di costi di transazione che si spostano prima o dopo. Cioè nel caso del maggioritario a doppio turno ti devi mettere d'accordo prima e quindi sei portato a farlo prima che vai al governo o che trovi una maggioranza. Col proporzionale lo devi spostare a dopo, ma alla fine con l'età mi sono convinto che cambia molto poco. Ecco, pensi che ci possa essere un cambiamento all'attuale legge elettorale? Pensi si potrà andare in un senso più proporzionale? Che conseguenze potrebbe avere non tanto sul quadro politico quanto ancora una volta sulla governabilità e sulla efficienza di questo paese? Allora, io credo che non si cambierà la legge elettorale. Proprio, insomma, non ci sono le condizioni politiche a mio avviso, perché ci sono troppi interessi e soprattutto un governo di larga intesa dovrebbe soddisfare 1000 partiti che hanno interessi evidentemente diversi. Non mi dispiacerebbe, tra l'altro, in una logica italiana, quella del doppio turno di collegio, però mi piacerebbe il ritorno al collegio soprattutto per provare in qualche modo un minimo di radicamento tra elettore e eletto. Questo è un punto che l'Italia non ha la tradizione inglese, però non provarci mai è insomma è un punto debole. L'eletto è indipendente o è comunque ha potere di insomma in qualche modo di rappresentanza se rappresenta anche un territorio, non può essere solamente il rappresentante di un partito che poi se ne va serenamente senza rispondere a nessuno, da quel partito va da un'altra parte non gliene frega niente a nessuno, e questa è la speranza. Quindi secondo me non succede, però se è chiaro. Se succedesse, certamente sarebbe un ribaltamento del quadro politico forte, soprattutto se c'è il doppio turno, perché si sgancierebbero tutte le alleanze. E siccome ci sono dei partiti che proprio nella speranza di mantenere queste alleanze hanno anche la speranza di tornare in Parlamento, questo mi fa dire che non c'è certo trippa per un cambiamento elettorale oggi. E allora, grazie ancora Giulio, ti ho tormentato su tanti aspetti diversi, ma ho approfittato della tua competenza e della tua disponibilità. Ti ringrazio ancora a nome mio, di Carlo e dell'Istituto Bruno Leoni e ci vediamo alla prossima, perché adesso diciamo, ma magari ti inviteremo per un commento sui referendum che non passeranno, perché non andrà a votare nessuno, salvo quelli che vanno poi, diciamo, come me, che devono votare per il sindaco. Quindi, diciamo, va bene. Grazie ancora. Bene, ciao, grazie mille.